Ma se siete interessati un attimo alla scuola di Montecchio, al cantiere, così. La ditta Saedil di Gresciano d'Aversa, la ditta costruttrice Saedil di Gresciano d'Aversa, ha il certificato antimafia? Dunque, la ditta Saedil chiaramente ha vinto la gara di appalto, no? Con l'offerta economicamente più vantaggiosa. Ribasso del 23%. La gara di appalto era per la progettazione esecutiva e per la realizzazione del nuovo plesso di scuola dell'Obbligo appunto, di Montecchio Emilia. Chiaramente ha vinto presentando tutti i documenti regolari. Il certificato antimafia? Appunto. La prefettura di Caserta di fatto non ha mai risposto. In questo caso era la prefettura di Caserta, perché la ditta ha sede legale a Gricignano di Aversa di Caserta. Però secondo lei è giusto far lavorare in un cantiere pubblico un'azienda che non ha un certificato antimafia? Il comune di Montecchio applica la legge. Io prendo atto che a distanza di quasi 2 anni una prefettura non ha ancora risposto, è colpa nostra. Lei quando ha informato la prefettura di Reggio Emilia che la ditta Saedil di Gricignano d'Aversa aveva vinto la gara d'appalto con il 23% di ribasso? Il giorno dopo dell'assegnazione della gara, quindi parliamo, mi sembra di ricordare, il 18 giugno del 2012. Mi ricordo che io ho telefonato personalmente alla prefettura di Reggio Emilia, il prefetto non c'era, ho parlato con un collaboratore. Perché non ha inviato una richiesta scritta come prevede il protocollo? No, quello l'abbiamo applicato alla lettera. Se lo prevede l'abbiamo fatto sicuramente. Io ripeto, poi c'è una parte che compete gli uffici, non è che da me passa. Quindi la richiesta è avvenuta in modo telefonico o in modo scritto? Da parte mia personalmente in modo telefonico. E quindi quella scritta non è avvenuta? Non lo so. Io so per certo, visto che all'interno, che non ha chiamato nessuno. Ah, ecco. Nel senso che, ecco, la paura del sindaco era che se veramente c'era qualcosa che non andava, certo, bloccavano i lavori e sono cavoli. Non era per una bella figura. In una riunione gruppo di maggioranza qualche consigliere si lamentava perché la scuola non era ancora finita, che era stato un litigio. Le follincine dicevano, ma sì, perché sai, si spunta fuori la minoranza che per certi casi mafia ci è fuori una gamba poi dopo. Certo. Perché sai, lì non è mica posta la cosa. Quindi vuol dire che qualcosa è nascosta. Quello aveva promesso che entro fine 2013 la scuola veniva consegnata. E c'era un po' di casino all'interno della maggioranza, perché c'erano 2 o 3 che spingevano che assolutamente che la scuola bisogna andare avanti. 2 o 3. Una promessa fatta agli elettori. Secondo me ha chiuso più di un occhio su alcune cose. Secondo Giuseppe Fico, ex presidente del Consiglio Comunale, nonché membro dello stesso partito politico del sindaco, c'era l'urgenza di consegnare la scuola prima delle elezioni amministrative. Così, secondo quanto sostiene Fico, si sarebbe chiuso più di un occhio sulla mancanza del certificato antimafia. Inoltre, i lavori sono stati affidati all'azienda che prometteva di terminare prima il cantiere della scuola e allo stesso tempo di risparmiare ben il 23% del costo previsto. Dopo quasi un anno di ritardo e dopo che il comune ha pagato quasi tutti i lavori, è arrivata la sorpresa. La ditta Saedil è scomparsa, ha improvvisamente abbandonato il cantiere. Ora il comune è costretto a riaffidare i lavori con un nuovo appalto e con probabili ulteriori costi. Abbiamo provato a contattare l'impresa edile per ascoltare la loro versione, ma purtroppo non abbiamo ottenuto risposta. La ditta, ancora priva di certificato antimafia, tuttavia senza procedimenti per mafia, non solo sta arrecando un danno al comune, ma anche ai ristoratori e affittacase locali a cui l'impresa costruttrice ha lasciato numerosi debiti. Sono 420 più 1044, 1644 euro. Loro andavano avanti a mangiare qua, loro seguitavano a venire a prendere i pasti, poi quando ho detto basta, non ve li do più perché siete in situazione molto pericolosa, li ho sospesi, però questi sarà solo un bel ricordo di quello che io devo avere. Ho fatto sollecitazioni, ho fatto email, ma
non esiste, loro non hanno intenzione di pagare. E hanno lasciato a me questo qui e alla proprietaria dell'appartamento che abita qua, hanno lasciato dei mesi e mesi d'affitto da pagare. Tra l'altro gli stessi operai devono avere decine e decine di migliaia di euro, perché non li hanno mai pagati, non li pagano mai. L'INPS ha bloccato dei soldi per recuperare i soldi dei contributi che loro stessi non hanno mai versato. Ho interpellato anche il sindaco Colli, ma niente da fare, loro se ne lavano altamente le mani. Preside e vicepreside della scuola preferiscono non parlare della vicenda e il sindaco tenta di negare i ritardi del cantiere. La scuola quanto in ritardo? Il cantiere doveva essere chiuso a febbraio 2014. Però si parla di 320 giorni a partire da settembre del 2012. Non ho capito, scusa. Il ritardo è appunto più di un anno, perché secondo quanto c'era scritto proprio anche nel bando, mi riferisco anche al bando iniziale, doveva essere completata dopo 320 giorni a partire dall'inizio dei lavori. Quindi doveva essere completata, tant'è che anche intervistando gli studenti stessi dicono, ma questo è scritto anche nei documenti ufficiali, non soltanto nelle voci degli studenti, dicono dovevamo frequentare la scuola già da oltre un anno. I dettagli, diciamo, del contratto li sanno i tecnici. Pensavamo che quest'anno ci avrebbero trasferito almeno in una parte della questo scuola. Questo è quello che vi avevano detto? Sì. Già quindi a settembre del 2013 doveva essere pronta? Sì, l'anno scorso hanno detto così, ma poi appena siamo entrati ci hanno detto che forse veniva finita a marzo, maggio, così. Ma invece non è ancora finita? No. Allora perché in un comunicato ufficiale del comune di Montecchio all'inizio di quest'anno si scrive testuale «I lavori della scuola procedono secondo i tempi previsti»? Ripeto, cioè, si parla di un cantiere, cioè ragazzi ci possono essere dei sforamenti. Sì, però questa azienda ha vinto proprio, se uno va a vedere proprio il bando, tra i parametri che le hanno permesso di vincere, oserei dire che uno dei parametri in assoluto principali per cui l'azienda ha vinto non per il progetto, che veniva giudicato anche piuttosto carente in alcune parti, se uno guarda la procedura del bando, ma l'azienda vince perché offre un ribasso molto alto, quindi un ottimo prezzo del 23%, un ottimo, diciamo, possiamo dire sconto in linguaggio non proprio tecnico, ma per farci capire, e anche perché promette una riduzione drastica dei tempi. Chiaramente il sindaco non è in commissione, perché la politica, almeno Montecchio, quindi sta fuori. Però viene fatta dai tecnici del comune di Montecchio. Ma allora, loro, che mi risulta, hanno vinto perché hanno fatto un ribasso importante, il progetto era il migliore, tra l'altro costruita con il massimo grado di sicurezza antisismica. Dopodiché però nella gestione del cantiere esiste un direttore lavori che è nominato appunto dal comune e che deve sorvegliare l'attuazione corretta del cantiere. Ma non sono falliti, attenzione, loro qui hanno solo abbandonato il lavoro. Il 15 di questo mese qua hanno iniziato il lavoro a Pavia, un altro cantiere edile, con un altro nome, non più con il nome dell'azienda, con un altro nome, in un paese vicino a Pavia. A lei non è mai venuto nessun dubbio ad affidare i lavori ad un'azienda che offre un 23% di ribasso, che però deve portare mezzi e uomini direttamente da Caserta? Come fa ad offrire un prezzo così vantaggioso? Noi abbiamo scelto l'offerta economicamente più vantaggiosa. Cioè, e com'è possibile secondo lei che un'azienda... del prezzo e dei fattori qualitativi. Io so che le imprese hanno cercato di stare nei minimi termini, che erano il 10%, ma portarlo al 23%, io penso che una persona normale ci venga un dubbio, come se io facessi da mangiare a 5 euro, ti viene il sospetto. Loro non hanno mai presentato un certificato antimafia, non hanno mai presentato documenti. Quando si è riuscito ad aprire la loro storia hanno 105 denunce. Non si può dare un'impresa edile così a occhi chiusi un lavoro del genere quando hanno... Adesso ci sarà anche il problema di staticità, perché se tu hai dovuto scontare così tanti soldi, cosa succede?
che adesso lì dovranno farla per forza, perché se la scuola non è stabile, lì ci sono dei bambini e dei ragazzi, e se non è stabile come facciamo? La ributtiamo giù? Diciamo che eravate anche molto informati, vedo, ragazzi. Vi devo fare i complimenti per l'analisi. No, però nel senso che siamo preoccupati.